Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un albero che un ricco entri nel regno di Dio. Essi ancora più stupiti dicevano tra loro: e chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Parola del Signore. E per me è un motivo di grande gioia tornare in questo luogo dove le apostole della Sacra Famiglia sono più vicine al loro fondatore, il cardinale Giuseppe Guarino. Tra l'altro ci ritorno come parroco della parrocchia della Sacra Famiglia in Santa Teresa di Riva, e quindi c'è un filo molto intenso d'amore, un filo d'oro che collega il nostro cuore e lo unisce al cuore stesso di Dio, che vuole la pace, la vera gioia dell'umana famiglia. Quella gioia che nasce dal servire il Signore nelle circostanze della nostra quotidianità, nel nostro impegno per l'umana famiglia. E questo lo facciamo proprio ascoltando le parole che ci vengono riferite dal Beato Apostolo Pietro. È la prima enciclica della storia, la prima epistola di Pietro Apostolo, il primo Papa, la prima enciclica, dove ci viene detto: voi siete ricolmi, ricolmati di gioia. Anche se
ci sono gli attraversamenti della vita, ma Dio non manca di colmarci di gioia. Servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Per questo esultate di gioia indicibile, ci viene detto. E noi dobbiamo essere saltellanti, esultanti, questo significa gioire, sapendo che la gioia è una scelta. Noi dobbiamo scegliere di essere sempre con il Signore. La nostra vera ricchezza è il Signore. E questa gioia non ce la può togliere nessuno. Io ho detto queste cose, dice Gesù nel Vangelo, ci dà ogni istruzione, perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena, sia vera, autentica. Sicché la gioia di cui ci parla l'Apostolo non è semplicemente fingere l'allegria. Tante volte si dice che si fa un viso a cattiva sorte. Sorridiamo per non dare neanche sazio alle persone, scusate questa espressione, ecco, tante volte non dobbiamo fare vedere a nessuno. No, no, il Signore sa quello che stiamo passando. Il Signore sa quali sono le nostre attese, le speranze, le gioie, ma anche i dolori, ma anche le situazioni dove noi con fatica cerchiamo di realizzare l'opera che ci viene affidata da Dio attraverso anche la voce di quanti egli è con me a capo della sua chiesa, della comunità nella quale ci troviamo. E per questo che dobbiamo veramente entrare in quelle dinamiche di grande generosità nel servizio, perché il servizio stesso è un'opportunità che il Signore ci offre di partecipare, di collaborare. La vera ricompensa è già nel servizio. Quindi tante volte, ecco, pensando a quello che noi facciamo e che magari altri possono non vedere, noi dobbiamo avere la certezza che Dio lo vede, che Dio non mancherà di ricompensare anche ogni nostra piccola fatica. Chi mi serve, dice Gesù, il Padre mio lo onorerà, lo ricompenserà. La vera ricompensa ce la dà il Signore. Non saranno mai i riconoscimenti umani e non sarà mai una gratificazione umana a darci quella felicità che tante volte noi ricerchiamo. Il nostro essere gioiosi, felici, è proprio dato dal saperci uniti alla volontà di Dio. E quella volontà di Dio che mette in noi la certezza che solo Lui ci può rendere veramente gioiosi, radiosi. E ne fa esperienza. Quel tale, noi di solito lo chiamiamo il giovane ricco, forse fosse tanto giovane, non è. Adesso vedremo. L'Evangelista Marco ci fa un dipinto, sicché quando ascoltiamo questa parola del Vangelo, non so se a voi è capitato, noi anche dal punto di vista della, la chiamiamo così, pittura mentale, noi ci immaginiamo la scena, quasi che noi fossimo presenti lì quando c'è questa scena, magari ci rappresentiamo, magari non con iniziativa particolare, ma quella scena, quell'incontro, Gesù che è per la via, e tra l'altro, non so se qualcuno di voi che è stato in Terra Santa, ma vicino al Santo Sepolcro, dove c'erano le antiche mura della porta della città, le antiche mura di Gerusalemme, della città antica di Gerusalemme, se andate prima di entrare nel cortile del Santo Sepolcro, c'era la vecchia residenza dello zar di Russia, e dove ci sono gli scavi nella basilica di San Massimiliano, e lì si vede l'antica porta della città. E dove c'è questa porta della città? Verosimilmente questa scena avvenne lì. Perché? Perché Gesù fa riferimento a qualcosa di particolare: la cuna del lago. La cuna del lago non è tanto il buco che c'è nel lago per mettere il filo, che già facciamo fatica, dobbiamo allontanare magari l'ago, oppure
ci aiuti. No, non è quello. Sarebbe stupido pensare quell'espressione, no? La cuna del lago era una piccola fessura che c'era accanto alla porta di Gerusalemme, e accanto c'era un po', c'era la porta grande, accanto c'era questa piccola fessura dove era possibile entrare quando la porta della città era chiusa per sicurezza, per la sicurezza di chi stava dentro, sicché non si poteva entrare con la cavalcatura. C'era una piccola fessura di circa 30 cm lunga per di altezza era di un metro, ancora c'è, se andate a visitare gli scavi della basilica della chiesa di San Massimiliano, questa chiesa russa, si trova lì. E tu ci puoi passare, a te non ci passi, puoi entrare, ma non te lo puoi portare niente, perché diventa difficoltoso. Se hai un bagaglio, un ajusha, per dirlo nel nostro dialetto siculo, o se hai la cavalcatura con le pentole, non puoi entrarci. Puoi entrare tu solo, allora devi lasciare tutto fuori. Faccio l'esempio, mi è capitato di prendere l'aereo qualche volta, non ti fanno vedere una con la bottiglietta d'acqua. Dici, ma scusi, ma è acqua, non è un'arma. Non la puoi portare, la devi lasciare. Ecco, Gesù ci dice noi, ecco la focalizzazione dove avviene l'episodio, che noi dobbiamo lasciare fuori tutto quello che ci impedisce altrimenti di entrare dentro e di entrare nella città santa, che anche si muove per la Gerusalemme del cielo. Veniamo però a capire cosa ci dice l'Evangelista Marco di questo incontro. Un tale gli corre incontro e si mette in ginocchio e domanda: maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Guardate, da Gesù andavano tutti a chiedere: maestro, dia mio fratello di spartire l'eredità. E quasi quasi gli dicevano di fare da mediatore. E gli domandavano questo. Un altro gli domandava: mio figlio, mia figlia è gravemente malata. A un altro, ognuno gli chiedeva qualcosa, ma qualcuno gli domandasse il paradiso mai, tranne questo tale. Alla fine noi dovremmo essere contenti che questa persona, e anche Gesù avrebbe potuto essere contento, cioè, finalmente qualcuno mi domanda come entrare in paradiso, che nessuno di noi ci pensa ad andare in paradiso, che ancora c'è tanto bene da fare sulla terra, giustamente. In paradiso ci sono tanti santi, no? Continuiamo a lavorare sulla terra, che c'è tanto da fare, o avete premura di riposarvi, no? Ci sarà tempo, c'è tutta l'eternità per riposarci, ma un po' di là ci riposeremo, continueremo a lavorare e a fare del bene per quelli che rimangono. Perché il cardinale Guarino si è messo a dormire, e lui lavora, anche perché le sue figlie ci deve pensare, no? Pensate che i santi non è che sono lì. Sì, contemplano il volto di Dio, ma parlano a Dio di noi. Quindi il lavoro c'è anche di là. Ma questo tale che gli chiede cosa devo fare per entrare in paradiso? Per avere la vita eterna. Perché la mia vita sia felice nel tempo, nella storia e nell'eternità. Che devo fare, Signore? E Gesù dice, perché mi chiami buono? Perché dice a me buono? Cosa ti fa capire che io sono buono? Questo ci sta dicendo. Perché noi diciamo che Gesù è buono? Perché noi diciamo che Dio è buono? Da dove lo vediamo? Da dove la vediamo la bontà di Dio? Dalla generosità di Dio, che non manca di aprire le porte del cielo e di fare piovere su di noi le sue benedizioni. L'antifona d'ingresso di questa messa, votiva la Santissima Eucaristia, cita proprio il Salmo, dove l'orante nel Salmo 77 dice: apri le porte del cielo e fai piovere ancora una volta le tue benedizioni, Signore. Ed è così, il Signore ci dà benedizioni. Ecco la generosità di Dio. Uno solo è buono, nessuno è buono se non uno, chi? Dio. Dio solo è buono, la bontà è proprio di Dio, la generosità è proprio di Dio. E noi dobbiamo essere uno come Dio. Dobbiamo
lui stesso. Questa parola l'ascoltò circa 18 secoli fa un santo e decise di farsi santo proprio perché aveva ascoltato questa parola. Era Sant'Antonio Abate, fondatore del monachesimo in Oriente, nell'Alto Egitto. Sant'Antonio, ricco possidente, aveva oltre 200 appezzamenti di terreno, ricchissimo. Rimasto orfano, lui e la sorella, preso un po' di soldini, mandò la sorella in un romitorio e lui cosa fece? Regalò alcuni campi, alcuni dipendenti, di dire ai poveri, proprio perché voleva farsi santo. Si sentiva come quel giovane ricco. E pensò, dice, se io faccio tutto questo qua, subito poi me ne vado in paradiso. Solo che poi devo vivere 105 anni, non gli andrò bene, non gli andrò bene. Il Signore lo fece vivere più a lungo, proprio perché si era distaccato dai beni della terra, no? Alla fine il Signore ci dà proprio questa opportunità di grazia di continuare a fare del bene. E questo giovane ricco viene invitato a farsi uno come Dio, anche noi. Il monaco, monacos, voi non siete monache, ma tutti dobbiamo diventare monaci. Dove monaco significa diventare uno, sicché quello che noi pensiamo, quello che noi diciamo, quello che noi vogliamo, quello che desideriamo, quello che dovremmo essere, quello che dobbiamo fare, deve essere una cosa, non che pensiamo una cosa, ne diciamo un'altra, con il nostro cuore ne vogliamo un'altra, però poi abbiamo il desiderio di altre cose, e poi capite che siamo spezzati. Essere uno, non che una persona dica una cosa. Che cosa vuoi fare nella vita? Ci sono tante persone che non solo non lo sanno, cercano di accondiscendere gli altri e di accattivarsi le simpatie. Vediamo, forse questa persona farà piacere se io dico questo. Noi dobbiamo essere uno, dobbiamo essere noi. Qui ci ritroviamo anche grazie al servo di Dio Carlo Acutis. Una delle frasi bellissime di Carlo, qual era? Tutti nascono originali, ma alla fine vogliono come se fossero le fotocopie uno dell'altro. Io voglio essere come te. Tu devi essere tu, non puoi essere come quello, la fotocopia di quell'altro. Io mi voglio fare santo come. No, come cosa? Come te stesso. Questa è la santità, questa è la bellezza del nostro essere noi. Però quando ci mettiamo davanti a Dio, per abbronzarci al sole dell'Eucaristia, noi prendiamo il colore di Dio, guardate lui e sarete raggianti, veramente saremo felici. E perché domandi? Tu conosci i comandamenti? Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, non rubare la madre. E allora mi disse, maestro, queste cose io le ho osservate fin dalla mia fanciullezza. Sta dicendo questo giovane che lui, prima ancora di avere l'età che per il Pio israelita erano i 12 anni, quando si faceva la festa del Bar Mitzvah, vi ricordate quando Maria e Giuseppe portano il bambino Gesù al Tempio durante la festa, aveva 12 anni, e cosa succede? Che lui si perde l'arte dottore della legge. Lì, in quella festa, si diventava figli della legge, figli del precetto, significava che tu sei responsabile dell'educazione da questo momento in poi. Questo ragazzo dice, ma io queste cose le ho fatte prima ancora. Sta parlando quando era giovane, quando era fanciullo, dice, ma io sono stato sempre obbediente, rispettoso, ho fatto sempre queste cose. Che mi manca ancora? Cosa si sentiva mancante? Io osservo la legge, faccio il mio dovere, ma c'è qualcosa che non mi rende felice. E allora Gesù fissò lo sguardo su di lui. Bellissima questa espressione. Il volto di Dio è sempre su di noi. Lo sguardo di Dio è sempre su di noi. L'occhio di Dio è su chi lo teme, cioè su chi vuole piacere al Signore. Se noi ci sforziamo di piacere al Signore, se noi abbiamo questo sano rispetto di Dio, il Signore in questo momento mi sta guardando, il Signore sa quello che sto facendo anche quando sono da solo, il Signore sa, mi sta guardando, e io devo
riconoscere che il volto di Dio, lo sguardo di Dio è su di me, che mi fissa, ma non per fulminarmi, che mi ama e mi dà la possibilità di entrare nelle dinamiche del suo amore. Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò, bellissima questa espressione, l'amore di Dio che lo raggiunge, entra nel suo cuore e gli disse: una sola cosa ti manca, vai. Questo ragazzo, questo giovane o questo tale, questo giovane nato prima, un po' come qualcuno di noi, no? Siamo sempre giovani, nati prima, e non c'è offesa perché è nato dopo, no? Questo vai, ma dove doveva andare? Significa che si era fermato semplicemente all'osservanza. Questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, non devo fare nient'altro. Quello che mi tocca. C'è una carta a terra, non tocca a me prenderla, io faccio il mio, io devo fare quello che devo fare gli altri. No, tu devi farlo. Se il Signore ha fatto vedere te che la cosa da sistemare, tu lo devi fare, vai, vai tu. Chi manda il mio, chi andrà per noi? Ecco, il Signore manda a me. Alla fine non ci dobbiamo responsabilizzare, dai. Vendi quello che hai, vendere significa dare il giusto valore alle cose. Gesù non dice che dobbiamo svendere le cose, né regalarle. Dobbiamo venderle. Venderle significa dare il giusto valore. Quanto costa questa cosa? 5 centesimi, secondo voi va bene? Questo microfono va bene 5 centesimi, secondo voi costa tanto? Penso che costa un po' di più. Sarebbe ingiusto svendere una cosa, dai il giusto valore alle cose, né di più né di meno. Vendi quello che hai, quello che ti è stato dato, ti è stato affidato, tu devi dare il giusto valore, né troppo né troppo. Manda le cose con danno ai poveri, distaccatene. Che non significa che dobbiamo diventare poveri noi, noi dobbiamo distaccarcene. E avrai un tesoro nel cielo. E vieni, quindi torna, seguimi, segui me. Non seguire le cose che non ti danno la felicità. Se uno vuole essere felice, deve seguire Gesù. Io penso che chi segue il Signore è sempre felice. Quando si vede una suora che sorride, quella è la migliore opera di promozione vocazionale. Quando si vede un sacerdote felice, dice: ma sei stanco? Sì, ma sono felicissimo, perché il Signore dà energie nuove. E allora non si scordatelo neanche gli altri che diranno: lei ce l'ha fatta, ce la posso fare pure io, lui ce l'ha fatto, ce la posso fare pure io, perché il Signore dà a tutti l'equipaggiamento per realizzare l'opera sua nella nostra vita. Quante mani avete voi? Le stesse degli altri. E udita per ogni mano che avete detto io di dell'altro, no, lo stesso. Ed è così, Signore, ci ha equipaggiati con quello che avevamo bisogno, né più né meno. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto. Significa che non guardava più a Gesù, ma guardava le sue ricchezze. E se ne allora attristato, possedeva infatti molti beni. Ora io non so se questa persona possedeva bene o era posseduto dai suoi beni. Perché tante volte noi pensiamo di possedere le cose, invece siamo posseduti dalle cose. Per spiegare questa espressione ai ragazzi piccolini della scuola, se non materna, quelli del primo e secondo anno dell'elementare, al catechismo, io dico: sapete cosa succede quando una persona è molto legata alle cose? Succede quello che succede alle scimmie quando vengono catturate. Sapete come si catturano le scimmie? No, quando un missionario me lo spiegò, quando sono stato nella zona della Thailandia, della Cambogia, che lì hanno problemi che le scimmie gli creano il danno. Allora cosa fanno? Prendono una bella noce di cocco, prendono il guscio, all'interno della noce di cocco mettono una banana, piccolina, sono piccoline le banane. Sapete che la noce di cocco dentro ha
tre buchine di sotto, prendono una piccola corticella e la legano ad un albero. Le scimmie vanno lì, entrano la mano, prendono la banana e vogliono prenderla. Ma cosa succede? Che proprio perché la tengono stretta, il foro dove hanno introdotto la mano non gli permette di uscire più la mano. E iniziano a strillare. Allora, cacciatore dice, abbiamo preso la scimmia. E man mano che si avvicina, ma inizia a strillare. Ma non ci pensa minimamente a lasciare la banana, a strillare la banana e andarsene. Capite, no? Quando si possiede una cosa e non si vuole lasciare, si rischia di essere catturati. Guardate che questo succede anche nella nostra vita, quando le persone sono avide. Non parliamo di persone. Quando noi siamo avidi, quando noi non vogliamo lasciare niente a nessuno, allora lì capiamo se veramente, piuttosto che possedere qualcosa, e poi tutto ci è stato dato, alla fine siamo posseduti forse dalle cose. Siamo schiavi delle cose. Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio, dice Gesù, ed è vero. Quanti vogliono entrare, si sforzano per entrare, ma vogliono portare con sé le cose, nasconderle, occultarle, alla fine non possono entrare. Alla fine noi dobbiamo lasciare tutto. Non devo uscire dal seno di mia madre e il mondo di ritornerò. Alla fine, i beni che abbiamo sulla terra li dobbiamo utilizzare. Fin tanto che siamo sulla terra, poi dobbiamo lasciare tutto. E dobbiamo imparare veramente a lasciare ogni cosa, a fare le consegne, così che siamo liberi di andare in qualsiasi istante dal Signore, a presentarci dinanzi a Lui. Dicevo che erano sconcertati a queste parole di Gesù, e Gesù li chiama figli. È la prima volta che Gesù chiama i suoi discepoli figli. Non li chiama più servi, ma amici. Quindi li chiama figli. Li chiamerà in un altro modo, vediamo se ve lo ricordate, il giorno della risurrezione. Ma che Maddalena cosa dice? Vai a dire ai miei fratelli. Lì siamo diventati veramente fratelli, figli di Dio. Noi diventiamo quando Gesù ci chiama fratelli. Qui Gesù ci chiama, si dice figlio di miei. Significa veramente l'amore di un padre verso un figlio. L'amore del padre ci raggiunge attraverso le parole di Gesù e ci dice figli miei. Quanto è difficile entrare. E chi può essere salvato? Gesù guardandoli in faccia, guardiamoci negli occhi, diciamoci la verità. Certo, è impossibile per noi, è impossibile all'uomo, ma non a Dio. Dio susciterà quei sentimenti dove ciascuno di noi alla fine entrerà. Perché il regno di Dio è per tutti, la felicità è per tutti. Tutto è possibile a Dio e Dio ci vuole tutti felici, secondo anche la nostra vocazione, la nostra chiamata. E tutti abbiamo un cammino da percorrere. L'Eucaristia è la superstrada, l'autostrada per arrivare al paradiso, per arrivare veloci, per arrivare subito al cuore di Dio, per raggiungere la santità. Ci accompagni l'intercessione materna di Maria Santissima, Madre di Gesù e Madre nostra, in questi ultimi giorni del mese di maggio, tanto caro alla tradizione cristiana, alla devozione mariana. E come tra l'altro sono i giorni della novena della nostra Santa Patrona e protettrice, la Madonna della Lettera. Vogliamo affidare all'intercessione di Maria la nostra Chiesa. Vogliamo affidare la Chiesa universale, perché ciascuno di noi possa veramente, attraverso l'Eucaristia che celebriamo, ricevere il grande dono dell'amore del Padre, essere uniti a Lui e
solamente quando noi viviamo nell'Eucaristia il generoso distacco da tutto e da tutti, comprendendo che la cosa più importante è il Signore, che possiamo essere veramente felici, felici noi invitati alla cena del Signore. L'Agnello viene presentato e beati coloro che seguono l'Agnello ovunque vada. Siamo noi e siamo i chiamati ad essere questa grande bella famiglia dei figli di Dio, ai quali il Signore dà una vocazione, una santità, quella di stare con Lui, con il cuore, e di ricevere da Lui quelle benedizioni che noi attendiamo. Mettiamo tutto nel cuore santo di Dio, per l'intercessione dei suoi servi.